Coach Ortensi, nel post gara una partita condotta sin dall'inizio, quella rimonta nel terzo set l'ha resa forse ancora più bella. Sì, stasera eravamo in difficoltà e secondo me abbiamo giocato una delle partite forse più intense e più belle dell'anno, nel senso che siamo stati molto bravi a mettere subito pressione col servizio, siamo stati molto bravi a muro, lucidi nel contrattacco. Poi ovviamente dall'altra parte della rete c'è una squadra che comunque ha dei buoni giocatori. Nel terzo sono rientrati, ci hanno messo in difficoltà, però nel momento di maggiore difficoltà poi i ragazzi sono stati bravi perché sono tornati a far bene alcune cose, siamo tornati a mettere tanta pressione dai 9 metri, siamo tornati a essere lucidi nel gestire, no, le palle difficili. Quindi devo dire stasera veramente bravi, bravi, bravi. Menzione anche per Paolo Cascio, chiamato quest'oggi all'esordio da titolare, non era facile anche dopo il forfè di Giacomini. Ah, Paolo si sta allenando anche in questo ruolo ultimamente, sta facendo bene, sta lavorando tanto. Sono contento per lui che insomma si meritava di giocare, magari non in una partita così, nel senso, però ancora rende il suo esordio ancora più importante, è stato molto bravo secondo me in alcune cose, ha fatto bene il servizio, quindi insomma si merita un bel applauso. Vuoi fare anche una menzione per Fede che nonostante già avesse avuto un lutto importante è venuto lo stesso per stare coi compagni, quindi questo è un bel segnale insomma da parte di un ragazzo così. Un bel segnale anche e soprattutto in virtù adesso di un tour de force che aspetti i ragazzi, no? Mercoledì nuovamente in campo in trasferta a Belluno. Come si gestiscono le energie dal punto di vista fisico e psicologico in momenti come questi? Bisogna essere bravi nel recuperare energie fisiche, bisogna essere bravi poi nel resettare quando c'è qualcosa che non va e giocare ogni partita, una partita per volta, non possiamo pensare a quella di domenica, dobbiamo pensare a quella di mercoledì. Adesso ci godiamo stasera questa vittoria qua, poi domani torniamo a lavorare per preparare la trasferta di Belluno, una per volta. Adesso è il nostro motto, siamo ancora in difficoltà, siamo ancora in deficit, quindi dobbiamo stare lì, stare sul pezzo, continuare a trovare soluzioni, a essere bravi nel trovare soluzioni ai problemi che si possono presentare. In bocca al lupo, coach. Viva il lupo, ciao.